Ehi, il 27 e il 28 aprile saremo al V-Comics, la fiera che si terrà a Vicenza. Non vediamo l'ora di abbracciarvi tutti. Ciao. Bene Eric, sono pronta, possiamo andare. Va bene, dai, andiamo. No, Eric, dove stai andando? Lì che? Dai, andiamo. No. Vedi questo? Devi portarmi tu. Devo portarti io. Sì. Attento, ti stanno ammazzando. Ok, pericolo scampato, ma adesso portami, forza, dai Eric. Davvero? Certo, perché non è fatto per questo carrello? Ok, andiamo. Oh, piano. Sto camminando sola. Sì, ciao Dominic. Hai visto che c'è? Va bene, c'è la macchina. Oh, ok, ho trovato l'equilibrio. Eric, però stai attento, vero? Giusto? No che non sto attento. No, Eric. Voilà. Lasciami. Ok, ti ho lasciato. Oh mamma. Ciao Dominic. No, basta. Non è stata per niente una buona idea. Basta, ciao. Ora tocca a me. Dominic, tocca a me, dai. No, andiamo. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominic. E chi siamo? Devi dirlo. Ed insieme. Insieme. Ti stanno guardando tutti. Sì, come avete capito, in questo momento siamo nel parcheggio dell'IKEA. Siamo appena arrivati. Questo perché dobbiamo vedere alcune cose da comprare all'IKEA, che adesso guarderemo insieme. Però nel frattempo ci è venuta un'idea, perché all'IKEA non vendono soltanto mobili, ma vendono anche cibo. C'è una sorta di ristorante. Noi non ci abbiamo mai mangiato comunque. Insomma, ho sentito dire che vendono cose particolari. Alcuni dicono che ci sono cose buone, altre... insomma. Beh, quindi dobbiamo assolutamente provarlo. Ma non solo le proveremo, abbiamo deciso che per oggi noi per tutto il giorno mangeremo per 24 ore soltanto cose dell'IKEA. Quindi non sapremo se a fine giornata saremo col mal di pancia o diventeremo ciccioni. Oh, è mattina e ovviamente la prima cosa da fare è colazione, dato che sto morendo di fame e sono curioso di vedere che cosa fanno. Quindi non guardiamo prima le cose, cioè tu entri all'IKEA e già vuoi mangiare. Dominic, dobbiamo rispettare la challenge, io vorrei prima guardare i mobili con te. Va bene, dai, andiamo. Non è vero ragazzi, non vuole venire mai a guardare i mobili all'IKEA, mai. È da giorni che gli dico di andare all'IKEA, si è convinto soltanto per il cibo. Brava. Ebbene, quindi stiamo per entrare. Voi nel frattempo siete già iscritti a questo canale, iscrivetevi qui sotto, attivate la campanellina e lasciate un bellissimo like a questo video. Noi andiamo. Ragazzi, siamo in fila per la cassa automatica. Forza, tra poco scopriremo che cosa c'è nel menù praticamente. Allora, vediamo un po'. Ci sono ciambelle come colazione, cinnamon. Cos'è cinnamon? Cinnamon boom, la seconda versione di cinnamon. Macedonia, gelato. Che vuoi prendere tu, Eric? La bio pizza margherita. Ma colazione? No. No, Eric, qualcos'altro. Ok ragazzi, abbiamo preso la nostra colazione. Perfetto, ho preso una cosa stranissima che non so cosa sia. No, Dominic, aspetta un secondo. La commessa ha sbagliato, mi ha dato il gelato vuoto. Oh no, Eric, lo devi riempire tu. In che senso? Lei ti ha dato la coppetta, ti ha dato il gettone e dovevi riempire la macchinetta. E dov'è la macchinetta? Dentro. No! Eric, dovevi farlo prima! Dentro non c'erano posti dove sedersi, quindi siamo usciti all'aperto, anche perché c'è un bel sole. Ma adesso devi fare tutto il giro per andare a riempirti il gelato. No, dai, ma devo fare il giro del mondo, cioè devo andare dall'altra parte e girare tutto. Oh no! Non posso entrare dall'uscita. Oh, non lo so, provaci, ma se ti rimproverano io non ti conosco. Vabbè Eric, vai pure, io rimango qui, eh. Ciao! Va bene. Buona fortuna! Il gettone, l'hai preso? L'ho preso. Ciao. Che dite, lo aspetto per mangiare oppure no? Dai, aspettiamolo. Guardatelo, si dispera. 2 hours later. Eccolo, finalmente! Ci ha messo una vita. Carino! Ha sicuramente un bell'aspetto. Come potete vedere, lui ha preso il gelato per colazione. Qui c'è il tuo cucchiaino. Mi hai affettato. E certo. Grazie. E in realtà ci ho pensato molto. Dominic! Abbiamo preso la Macedonia, che la divideremo. E poi ho comprato questa cosa qui strana. Giusto perché voglio sempre provare le cose più strane. E questa qui, non so nemmeno cosa ci sia all'interno. Beh, la proviamo. Tu prova il gelato? Com'è? Gelato, buono. Io provo questa. Vediamo. Cosa c'è? Non lo so. Ma è buono. Non mi fa impazzire, però. Dai, mangiamo. Buon appetito. Ok. Ok, quella cosa non mi piace molto, mamma mia, è super dolciastra. Proviamo la Macedonia, dai, vediamo se è meglio. C'è kiwi, mela e qualcos'altro. Vediamo. Dominic, fammi provare. Ananas. Meglio di quello. Colazione finita, insomma. Non era proprio tutto buonissimo, insomma. Però ho un dubbio. Chissà dove hanno comprato questo tavolo, queste sedie, boh. Forse all'IKEA. No, secondo me non all'IKEA. Non all'IKEA, no.
Oh mio Dio, ma c'è anche il supermercato! Domenico, prendiamo qualcosa. Polpette di carne. Sono strane, sono tutti i cibi stranieri. Guardate qui, polpette vegetariane. Frod tum brod. Che? Brod tum frod, bro. Varietà, succhi. Oh mio Dio, ma c'è il salmone in tutte le forme. Buono, a me piace il salmone. Domenico, voglio comprare 4 pacchi di polpettine. No, ma... E un pacco gigante di salmone. No, ma Eric, ma... No, non ora. Scusami, andiamo a vedere i mobili almeno. Siamo qui per questo. Dopo magari, dai, dopo andiamo. Dopo però sì, Eric, guarda là. Ma noi eravamo convinti che il ristorantino fosse quello di giù, quello piccolo, invece qua ce n'è un enorme. Abbiamo mangiato fuori, al vento, al freddo. E qui c'è un ristorante enorme. Dai, Domenica, andiamo, ho famissima. A pranzo, no, ora. Sono le 10:30, pranzo. Prima guardiamo i mobili e poi a pranzo torneremo qui, dai. No. Dai. Apri e guarda. Va bene, vediamo i suoi segreti. No, pure i piatti, inclusi nel prezzo sono... Ma non penso, Eric, ma lascialo stare, chiudilo, non ci interessano le cucine. Eric, non ci interessa. Guarda che bello. Oh mio Dio, posalo prima che lo rompi. Il piatto. Posa. Che c'è qui sotto? Ah, non c'è niente. Eric, andiamo in un altro reparto, andiamo. Una retina, Domenica. No, non è una retina. È una tovaglietta. È una Samtliga, veramente. Samtliga. Perché andiamo? Ragazzi, adesso ho anche un veicolo Ikea. Anche le matitine. Le matite, sì. Una sola. Due, una che per te. Va bene. È una lista. Va bene. Beh, ok, grandissimo. Buonasera. Scusate, non pensavo che già aveste preparato. Va bene, dai. Ho fatto un po' tardi, sono arrivato per cena. Non pensavo di trovare apparecchiato, scusate. Eric, ma che stai dicendo? Con chi stai parlando? C'è l'invitato? Eric, andiamo. Ci vediamo dopo, a pranzo. Ciao Dominique, ti stavo aspettando. Dominic, ho visto 8 milioni di miliardi di cucine. Adesso possiamo andare a pranzo, per favore. Ok, direi che ci siamo. Siamo ad ora di pranzo, andiamo. No, vabbè, ma qui è enorme. C'era di tutto. Guarda quante cose buone per la colazione. E invece ne abbiamo mangiato lì. Ok, c'è un bel po' di fila da aspettare. Forza. Abbiamo preso il nostro carrello per il pranzo. Wow, un carrello per il pranzo. Uno. Dominic, ne prenderei 3. Prendiamo dei tovaglioli, le posate. Ok, qui cominciamo con i dolci, ma perché cominciamo con i dolci? Guarda che cose buone però! Avere un carrello con il pranzo è la cosa più strana di sempre. Però è bellissimo. Signore e signori, vi presento il pranzo di oggi targato Ikea. No, non mi guardate male, non è tutto mio, c'è anche il tuo. Ah, sì, quello è mio. Abbiamo preso polpette svedesi, ovviamente, con una salsina strana e patatine. Salmone svedese con qualcosa di strano e una salsa altrettanto strana. Crudo, ragazzi, crudo. Buono il salmone. A me non piace, ragazzi, non mi piace proprio. Tutte queste cose crude. Per dolce, questo coso qui al pistacchio sembra carinissimo. Coca-Cola, pane, vabbè. Io ho preso polpettine, ma senza quella salsa lì. Prosciutto crudo e insalata. E non ho preso il dolce perché ci penso dopo, meglio, con calma. Abbiamo tutto il pomeriggio. E poi, Dominic, lo sai una cosa? Cosa? Lo sai che i bicchieri li puoi riempire quante volte vuoi gratis? In che senso? Ci vai lì col bicchiere vuoto e te lo riempiono. Perché basta aver pagato il bicchiere una volta e poi puoi bere all'infinito. Veramente? Mi sta piacendo questa cosa. Dai, iniziamo a mangiare. Bene, a te l'onore. Prova per primo una polpettina, dai. Vai, facci sapere com'è. Avviso la gentile clientela, la signora Elisa Peruga è attesa al servizio cliente. Vado, Buona. Buona? Bene, le provo anch'io. Le mie sono con questa salsina strana, quindi proviamo. Buona, non male. Allora, buon appetito. Ok, ragazzi, so che ho fatto il contrario, che questo era l'antipasto, però volevo iniziare con le polpettine, quindi chi se ne frega. Adesso però... Adesso però è il caso di provare questo salmone, che fa un odorino particolare. Saranno queste spezie di sopra, giù. Ci sono queste cosine strane che sono dure. E non capisco cosa siano. Però per il resto è salmone normale. Buono. Bene, qui la bevanda è finita, quindi io vado a ricaricarmi, ok Eric? Vediamo un po' cosa c'è di strano. Allora, c'è limone, lampone, mela, mirtillo e tè. Io vorrei provare mela. Tu cosa, Eric? Limone. Perfetto, andiamo. Mela gassata. Buh.
super super dolce. Penso che potrebbero cadere i denti con questa cosa. Vediamo. No, non nel vero senso della parola, però nel senso che è dolce. Ok, devo confessarvi che sono sazissima. Di sicuro le porzioni erano buone. E anche il cibo era buono. Però c'è ancora il dolce. Guardate qui che carino. Un tortino cremoso al pistacchio. Quindi proviamolo, no? Vediamo un po'. Eric! Che c'è? Ma tu non hai preso il tuo e rubi il mio! No, non ho rubato niente. Dai, Eric! Com'è? Ti piace? Ok, tieni. Ma tu mi farei mangiare il tuo. Grazie. Comunque, non è male, è cremoso. Anche se doveva essere un po' freddo, per essere meglio. Ok, ragazzi, noi il pranzo l'abbiamo finito e siamo super, super sazi. E quindi, cos'è che facciamo noi ora? Io devo fare la pipì. No, ma vabbè, a parte questo, non ci interessava saperlo. Adesso noi torniamo lì, nella parte dei mobili e di tutti gli oggettini carini. E andiamo a comprare qualcosa, perché ragazzi, abbiamo girato un po', ma ancora non abbiamo comprato niente. E noi siamo venuti qui per comprare, non solo per mangiare, Eric. No, ti prego, no, ti prego. Dai, va a fare la pipì, esplichiamoci. Forza, andiamo. Much later. Questo ascensore è gigante, tipo una casa. Non si chiede più. Ok, ce l'abbiamo fatta. Guardate che cosa ho comprato. No, è troppo carino questo serpente. Poi ho comprato uno specchio, quello che ingrandisce anche. Buonissimo per truccarmi, mi serviva. E una super candela profumata. Fa un odore incredibile, peccato che non potete sentirlo. Forza, andiamo. Andiamo. Dominique, ti prego, andiamo a cenare. Ti prego. Di già, perché? Che ore sono? Dominique, sono le 8. Ti prego, è tardissimo. Non so nemmeno quando chiude il ristorante. Di già le 8? Sì. Quando è passato questo tempo? Però guarda che carino questo. Sì, Dominique, devo mangiare, ti prego. Dominique, devo mangiare, ti prego. Oh mio Dio, perché non c'è nessuno? Non è che è già chiuso? Non lo so, andiamo a vedere. Oggi a pranzo c'era una confusione incredibile. A quest'ora non c'è nessuno. No, ma mi sembra aperto. Forza, sbrighiamoci. La volta faccio io, Dominique. Tu sei lenta, io sono veloce invece. Mi sa che Eric sta un po' morendo di fame, Uno, due. Ok, prendi le posate. Vogliolo. Ragazzi, ok, il ristorante era ancora aperto, ma non c'è quasi più niente, completamente. E sono rimaste sempre le stesse polpettine di oggi e nient'altro. Andiamo a vedere se in quello di giù, in quello di stamattina, c'è qualcosa di più buono. Andiamo. Bene, per fortuna qui è ancora aperto. Eccoci qua, nel lato della colazione. Andiamo. Vediamo. Che vuoi prendere? Ok, dobbiamo aspettare la fila, di nuovo. E proviamo la pizza dell'Ikea. Sì, vediamo questa pizzetta. Ok, siamo un bel po' in ritardo. Stanno per chiudere, a momenti ci buttano fuori dal ristorante. Eric è andato a prendere le bibite, ce la farà? Noi nel frattempo abbiamo preso patatine e pizza. Guardate qui, Eric è lì sotto, guardate. Ce la farà a tornare con le bibite? Oh, sembra buono, proviamo subito. Sono carine queste patatine, guardate. Com'è? Prendo anch'io. Adesso voglio provare questa pizza. L'aspetto è buono, eh. Proviamo a piccolo morso, eh. Piccolo. Com'è? Buona? Benissimo, buon appetito allora, ragazzi. Ok, ragazzi, sono sazissima, sto scoppiando. Dominique, che ne pensi di questa giornata di cibo all'Ikea? Sicuramente il cibo all'Ikea riempie e non è male. Certo, la colazione non è stata un granché. Il pranzo è stato buono e la cena anche buona. Però Dominique, io aspetterei prima di dire che era tutto buono. Magari poi ci sentiamo male. Questo è anche da vedere. Forse abbiamo esagerato, abbiamo mangiato troppo. C'è un problema, Dominique. Abbiamo 20 minuti per rientrare nel negozio e andare a prendere una cosa che volevo comprare. Me la sono scordata. Ti prego, andiamoci. Eric, è tardissimo, ci arriviamo, è tardi. Dominique, ci siamo fatti 200 km per arrivare qui, da casa fino a qui. Non posso tornare domani a prenderla. Dai, sbrighiamoci. Ma io sto scoppiando, mi metti sul carrello. Ok, basta che andiamo. Later. Ok, ce ne andiamo felicemente con un carrello pieno. Cosa sarà quella cosa? Non voglio spoilerarvi troppo, eh? Ok, ragazzi, come potete vedere si è fatto buio e l'Ikea ha ufficialmente chiuso e noi siamo ancora qui. E stiamo rotolando, direi. Non me ne parlare, non riesco nemmeno più ad alzarmi. Mi hai fatto mangiare tantissimo. Questa cosa è comodissima, ti prego, portiamocela a casa. Spingimi. Ok, uno. Oh mio Dio, piano. Due. Perché devi essere sempre così violento? Ah, che bello! È fantastico! Ciao Dominique, me ne vado, torno a Palermo. Ciao! Come ciao? Ragazzi, è la cosa più rilassante di sempre, credetemi. È impazzito. Ok, ragazzi, cosa ne pensate di quello che abbiamo mangiato oggi? Voi... voi avete mai mangiato l'Ikea? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E soprattutto, mangereste le cose che abbiamo provato oggi? Comunque, lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale attivando
la campanellina. E seguiteci anche su Instagram, ci trovate come d'insieme.official. E oggi salutiamo Tommaso Brivio, Erika Micelli, Giorgia Masia, Marco Manzana e Raffaella Bosci. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, siete troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! D'insieme, d'insieme, d'insieme.